Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo ancora di Mavic Mini, perché ormai è il drone più discusso e più chiacchierato del momento, e ne parleremo dal punto di vista della sua unicità, perché continuo a leggere su internet dei vari paragoni con tutti questi droni, cioè questo se è meglio di questo, 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 se è meglio del Mavic Air, se è meglio del Mavic Pro 2, cioè no, cioè secondo me è no, nel senso che non è un paragone da fare con nessuno di questi. Paradossalmente l'unico drone con cui potrebbe avere un minimo di paragone, ma proprio un minimo, è col Parrot Anafi, perché in rete si trova un kit di alleggerimento che porta questo Parrot Anafi a 250 grammi. Allora a quel punto potremmo paragonarlo con questo, però è l'unico drone che può arrivare a quel peso, nel senso ci arriva sostituendo la batteria, perché il drone senza la batteria pesa 190 grammi, quindi questo drone senza la batteria pesa 190 grammi, con la batteria, quella originale, va poco oltre i 300 grammi, mentre con il kit di alleggerimento, che poi alla fine è una batteria molto leggera, lo porta a sotto ai 250 grammi, quindi rientra, diciamo, nella fascia di peso di questo Mavic Mini. È per questo che vi dico che è l'unico che, volendo, potrebbe essere paragonato a questo. Allora a quel punto potremmo dire: questo è meglio di questo o questo è meglio di questo? Allora lì il paragone potrebbe starci, ma con tutti gli altri il paragone non esiste, nel senso perché lui è unico, quindi qualsiasi paragone con tutti gli altri perde il senso, perché è unico, quindi dal momento che è unico è perfetto, perché essendoci solo lui in questa fascia di peso con queste caratteristiche è perfetto per forza, perché non ha un paragone con nessun altro. Quindi tutto il resto è aria fritta, cioè dire o trovare difetti a questo drone non ha senso, e non dico che non ce ne siano, è comunque un difetto che ci deve andare bene, perché lui è unico, perché non c'è un altro prodotto con queste caratteristiche di peso e dimensioni per cui possiamo dire: ma quell'altro non ha questo difetto. No, qualsiasi difetto lui ce l'ha, ma ce l'ha solo lui, nel senso ce l'ha nella sua esclusività, quindi per forza è un drone perfetto, perché c'è solo lui, quindi non avendo paragone con nessun altro rimane perfetto. Dal momento che arriveranno altri marchi con queste caratteristiche di peso e caratteristiche di fotocamera e di volo come questo, allora ci sarà un paragone e potremo criticare o meno questo Mini Mavic. Quindi questo attualmente è il drone perfetto, è il drone per tutti, lo chiamo il drone per tutti perché veramente ha un prezzo che è più accessibile rispetto a tutti gli altri prodotti DJI, e non solo, è un drone che, come sappiamo, ha bisogno solo di un'assicurazione e chiunque lo può utilizzare senza nessun problema. È super trasportabile, perché praticamente ci sta anche nella tasca della felpa, cioè praticamente me lo posso mettere anche nella tasca della felpa e ci sta, cioè detto tutto. Quindi criticare questo Mavic Mini, o meglio andare a trovare delle critiche a questo Mavic Mini, attualmente non ha proprio senso. C'è chi addirittura dice: ma col Mavic Pro faccio questo, col Mini no. Ma grazie, grazie tante, lo so anch'io, ma chi non lo sa? Costa tre volte questo, perché costa tre volte questo, pesa tre volte questo ed è grande tre volte questo, cioè, e lo so anch'io, è come dire: guardiamo la fotocamera del Mavic Mini, questa è la fotocamera del Mavic Mini, ok? Secondo voi si può paragonare all'Autelivo? Cioè, tolto il discorso, cioè solo la fotocamera dell'Autelivo, non so se la vedete nell'inquadratura, è grande tutto, solo la fotocamera è grande, tutto il gimbal, anzi è più grande di tutto il gimbal e la fotocamera compresa del Mavic Mini. Quindi che paragone è? Cioè non ci sono paragoni, lui non è paragonabile con nessuno, ripeto, l'unico termine di paragone che può avere è con questo, proprio se vogliamo andare a trovare un termine di paragone, perché questo è un drone che sfiora i 300 grammi, col kit di alleggerimento può arrivare a 250, quindi potremmo dire: questo è meglio di questo, o questo ha portato a 250 grammi, ha caratteristiche lo stesso superiori a queste, o le va a perdere? Cioè potremmo parlare di mille cose, ma con tutti gli altri no, perché
Mavic Mini nella sua ovviamente unicità, come vi ho detto, ovviamente ha sostituito questo, sì, in pieno questo, ha perso ogni senso di esistere, perlomeno per il nuovo regolamento europeo, come l'ha perso il Lab Sanzino Pro, perché comunque Lab Sanzino Pro costa ancora di più di questo, quindi non c'è neanche una motivazione economica per non prendere questo, dal punto di vista del volo, dell'applicazione, di tutto. Mille volte ancora questo, quindi questo assolutamente ha perso il senso di esistere, perché costa sì meno di questo se vogliamo quello, diciamo lo Zino 1, lo Zino Pro, costa quasi come questo, ci va vicino, costa un po' meno, però perde il senso comunque di esistere per tutti i motivi che sappiamo dal punto di vista della regolamentazione europea e soprattutto comunque questo è un prodotto DJI e non ve lo devo spiegare io cosa vuol dire avere in mano un prodotto DJI o avere in mano un prodotto Apsan, cioè in tutto dagli aggiornamenti all'applicazione, proprio la stabilità di volo, cioè tutto quello che è, cioè non ve lo devo dire io, anche dall'assistenza a livello di garanzia, cioè tutto. Poi trovo i paragoni anche con questo il paragone c'è solo nel prezzo, basta, cioè, ma poi non, è un prezzo di due prodotti che non c'entra niente, perché chi acquista questo sa che dovrà comunque avere delle altre diciamo impegni burocratici per poter utilizzare questo in maniera legale, a meno che lo usi in maniera un po' illegale. Allora lì è un altro discorso. Qua invece, ripeto, stesso prezzo, qualche caratteristica in meno a livello di fotocamera rispetto a questo, ma per il resto, secondo me, minuti di volo simili, stabilità in volo, forse questo meglio perché ha un overing migliore rispetto a quello, ritorno video qua, molto migliore rispetto a questo perché è importante anche la qualità del ritorno video perché chi usa questi droni per fare riprese, appunto, video, vuole avere anche un bel ritorno video per vedere cosa sta riprendendo e come lo sta riprendendo. Qua abbiamo un ritorno video secondo me in HD, ma più che buono, qua abbiamo un ritorno video in HD, ma non a livello di questo, come no, l'App Sanzino c'è cioè un ritorno video in HD, ma è un HD veramente scarsissimo, quindi non ci dà veramente l'idea di cosa stiamo inquadrando. Quindi anche qua il paragone non esiste. Come non esiste con un Mavic Air, perché con il Mavic Air abbiamo gli stessi problemi che abbiamo qua, a parte il discorso del prezzo che non è più neanche paragonabile il prezzo, perché comunque costa praticamente il doppio di questo, e comunque anche lì subentrano tutte le varie limitazioni con il nuovo regolamento e via dicendo, quindi anche lì è imparagonabile. Stessa cosa con lo Spark, perché è imparagonabile anche con lo Spark, perché un kit di alleggerimento dello Spark dovrebbe essere un kit di alleggerimento a 250 grammi, ma a 250 grammi, se mai ci fosse un kit di alleggerimento dello Spark, questo è nettamente superiore allo Spark in tutto, già dalla fotocamera è 2 gradini sopra, quindi già lì è imparagonabile, costa pure meno dello Spark, quindi tanto per intenderci ha un segnale wifi nettamente superiore allo Spark, quindi anche se fosse che lo Spark si portasse a 250 grammi, per dire, non sarebbe comunque un drone a livello di questo, quindi questo è il drone a oggi, il drone perfetto, perché è unico, quindi è perfetto per forza, perché qualsiasi difetto lui abbia, ce l'ha nel suo rapporto peso-dimensioni. Quindi, ragazzi, questo è il drone per me, davvero per tutti. E ragazzi, questo è un drone che io sto ammirando appunto per quello che è stato fatto in queste dimensioni e peso. Ed è questo che va capito, che non può essere paragonato con nessuno perché è unico in queste dimensioni e peso. Attualmente è unico. Quindi, quando sei unico, sei per forza perfetto perché ci sei solo te. Quindi, non avendo un paragone, risulti per forza perfetto. È inutile dirlo perché quando qualcun altro fa un prodotto simile a questo, allora potremmo dire è vero, è inferiore a quello di un Fimi Mini, allora potremmo fare un paragone, ma attualmente non si può fare. E questo, ragazzi, è veramente il drone per tutti. Non lo dico perché ho un guadagno, perché comunque io quando parlo del Mavic Mini, se ci fate caso, mai che vi dico, vi lascio il link in descrizione. In nessun video in cui parlo del Mavic Mini, vi dico di lasciare il link in descrizione. I link ci sono, ma non ve li sto mai a diciamo a spingere, perché tanto è un drone che non ha bisogno di essere spinto, nel senso, chi lo vuole acquistare sa dove acquistarlo. È un regalo che secondo me da fare a Natale è top. Il problema adesso
adesso è averlo per Natale, che magari nella versione combo per Natale non si riesce ad avere o si fa fatica ad averlo, però è davvero il drone perfetto. DJI ha beccato il momento giusto per farlo, ha beccato il mese giusto, cioè il mese prima di Natale, cioè veramente è il drone perfetto al momento perfetto. Poi quello che succederà dopo staremo a vedere. Attualmente, ragazzi, è così. Quindi queste sono le mie opinioni, quello che penso sul Mavic Mini e quello che io cerco di trasmettere a tutti voi, cioè che il Mavic Mini attualmente è un drone che, se volete acquistare, lo dovete acquistare, perché comunque non ha paragoni con nessuno. Quindi inutile che fate, vi scervellate a dire se è meglio di quello, meglio di quell'altro. Se volete un drone sotto i 250 grammi è lui, punto. Dopo, tutto il resto prende senso solo se volete e siete disposti ad entrare nella parte burocratica di un drone sopra i 250 grammi, altrimenti è lui o lui o lui o lui. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato le mie opinioni e quello che penso del Mavic Mini rispetto a tutti gli altri droni vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao!